verso il monte degli ulivi, mandò due dei suoi discepoli perché gli conducessero un'asina. Non è buono che un profeta voglia fuori da Gerusalemme. Non è buono che un profeta voglia fuori da Gerusalemme. A chi vi dirà qualcosa, di te ne ha bisogno il Signore, perché si adempia la profezia. E io entri nella mia città. Ecco, si adempie la promessa. Ecco, viene il Signore. Seppure noi tacessimo, direbbero le pietre della sua casa. Non è buono che un profeta voglia fuori da Gerusalemme. Il segreto è mettersi a Gerusalemme, Gerusalemme, se tu ora comprendessi chi è il Signore della tua pace, ora mai sei accettato. Non è buono che un profeta muoia fuori da Gerusalemme. Fratelli, dov'è carità e amore?
c'è Dio. Fratelli e sorelle, benediciamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, siamo arrivati al termine del nostro cammino quaresimale e oggi ci apprestiamo ad entrare a Gerusalemme, sulle soglie della Santa Settimana di Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e resurrezione. Vogliamo accompagnare con affetto, amicizia, il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua resurrezione. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi tuoi fedeli che accompagniamo esultanti il Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Non è buono che un profeta muoia fuori da Gerusalemme.